Z come zona. La zona è una difesa diversa dalla uomo. La uomo marca l'uomo, l'avversario. La zona marca la zona del campo, difende la zona del campo, quindi chiunque ci passi. Può essere una zona a fronte pari. Perché pari? Perché ha due giocatori davanti e tre dietro. Ma può essere anche una zona a fronte dispari. Perché? Perché ha tre giocatori davanti e due giocatori dietro. Ultima, diciamo l'ultima, se no magari esageriamo, può essere anche una zona 1-3-1. Come non ricordare la mitica 1-3-1 di Dan Peters. Zone di competenza, movimenti, si segue la palla. Naturalmente nella tattica della partita si conosce anche il gioco degli avversari e si cerca comunque di avere delle regole fondamentali. Perché si fa la zona? Si fa la zona per occupare lo spazio, si fa la zona per cercare di evitare di subire canestri dentro l'area, per cambiare ritmo alla partita, per avere la possibilità di prendere più rimbalzi e correre meglio. Ci sono delle idee dietro a questa cosa. Ha tantissime sfaccettature, tantissimi cambiamenti, tantissime possibilità tattiche, ma le vedremo più avanti.